E me lo sono appena letto. Il gran finale del team up che più attendevamo da tanti anni. Insomma, questo era proprio il finale. Ma come finirà sta storia? Questo team up assurdo tra Dylan Dog e Batman? Ce l'ho fatta. Ho dovuto di nuovo staccare la mia pausa che mi volevo prendere dai fumetti, da YouTube, per leggermi il gran finale, ovvero l'incubo di Gotham. Gran finale del team up, scritto sempre da Roberto Recchione, Werther Dell'Edera, disegnatore, Gigi Cavenago, Chine, Giovanna Niro, colori. Cosa dire, un ottimo finale dove tutti, diciamo, i nodi verranno al pettine, o quasi. E in questo finale Joker addirittura assolderà Dylan Dog per catturare Christopher Killex, che sta facendo una strage esagerata a Gotham City. Perché lo stesso Joker riconosce che Killex è il peggiore di tutti, perché è vuoto. Una cosa che mi è piaciuta tantissimo, la citazione in questa vignetta al mitico The Killing Joke di Alan Moore e Brian Bolland. Se già solo questo è copertina indimenticabile, celestiale, oserei dire, di Gigi Cavenago, e un finale che riesce a essere, come dire, assurdo e imprevedibile, ma con una sua logica. La logica sempre nell'assurdità, sia ben chiaro. Però devo dire, è un finale veramente fatto davvero, veramente a mestiere, proprio un po' come tutto il team up. Devo dire la verità, mi è piaciuto tutto. A un certo punto si vedono anche Dylan Dog che collabora col commissario Gordon a Gotham City, la famosa scena sul tetto dove si vede il battesegnale, insomma. Veramente, veramente un team up che mi ha soddisfatto dall'inizio alla fine. Peccato che sia già finito, fondamentalmente. Mi dispiace davvero perché un'operazione del genere, chissà quando e come si ripeterà, ma soprattutto si ripeterà. Quindi dispiace che sia già finita. E quindi eccoli qua, tutti e quattro i volumi, perché si parte sempre dal numero zero, quello che uscì una vita fa, il numero uno, numero due e numero tre. E quindi purtroppo mi viene da dire che sia finita. È già finita, ma mi è piaciuta davvero tanto. Quindi assolutamente promosso a pienissimi voti per Recchioni e per tutta la sua squadra, che hanno saputo divertirci. Senza prendersi prima di tutto mai troppo sul serio, e questa è stata la chiave di lettura migliore di questo team up. Proprio il fatto di prenderla con molto divertimento, senza troppa cupezza, troppa, anche perché già i personaggi comunque hanno la loro cupezza intrinseca, e poi tutti gli omicidi che compie questo Killex, quindi alla fine già c'era il materiale per non, che non rendesse la storia proprio comica. Quindi assolutamente un'ottima, ottima lettura che consiglio a tutti i fan di Dylan, di Batman. Veramente spettacolare. E speriamo, ripeto, che un giorno si possano ripetere cose del genere alla Bonelli, anche se la vedo dura. Sono sempre cose molto lunghe, molto difficili. Addirittura Recchioni ha detto in un'intervista che in America ancora non è uscito niente, né Dylan Batman, ma nemmeno gli altri due che sono già stati pubblicati in Italia, Zagor Flash e Nathan Never Justice League, non sono usciti in America e non si sa quando usciranno. E quindi questo, alla prossima!